Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi vi farò vedere i miei ultimi acquisti di make-up. Iniziamo dal fondotinta Miracle Cushion di Lancôme che ho preso la settimana prima di andare al mare nella colorazione più chiara 01, quindi avevo paura di aver fatto una grande cazzata. In realtà non è così perché è un prodotto fantastico che si adegua all'incarnato, per cui anche se stando al mare ho preso un po' di colorito, pensate com'ero prima, e alla fine si adegua lo stesso e quindi la colorazione è secondo me perfetta. Ho voluto provare un fondotinta Cushion, sappiamo tutti ormai di cosa si tratta, è una tecnologia che deriva dall'Asia come le BB cream ed è arrivata nel nostro paese circa 2 anni fa proprio con Lancôme. Ormai ce n'è di ogni marca, di ogni prezzo. Io con questo mi sto trovando benissimo perché praticamente il cushion consiste in questo: all'interno di questo cofanetto, che sembra il cofanetto di un fondotinta compatto in polvere, c'è questa capsula, vedete, che poi si può anche ricaricare, di fondotinta liquido ricoperta dal cushion, che è questa spugna, questo cuscinetto estremamente aerato, dal quale il prodotto viene erogato tramite una spugnetta, questa è quella originale della confezione, facendo dei tap successivi e quindi erogando del prodotto che vedete rimane nella spugnetta e poi viene diciamo applicato sul viso. Apro una breve parentesi, io adesso uso questa spugnetta qua originale, ma non è un granché, essendo totalmente ignorante in materia di spugnette da fondotinta, vi ringrazio in anticipo se me ne consigliate qualcuna buona giù nei commenti, chiusa parentesi. Con questa tecnologia il prodotto rimane innanzitutto più fresco e quindi quando lo applichiamo sul viso veramente è una sensazione molto piacevole. La coprenza è bassa, perché comunque il prodotto va tirato molto. Ma a me piace, insomma, per me non è un difetto perché non amo i fondotinta troppo coprenti e quindi insomma veramente lo sto amando. Poi ho preso questo fluido comfort della linea Sun System della Relasteel con protezione 50+ molto alta per usarlo come base viso quotidiana al posto della crema idratante, perché comunque siamo in una stagione in cui il sole inevitabilmente si prende solo uscendo di casa. È un prodotto validissimo che va bene anche come base trucco perché è estremamente leggero. Sotto il cushion uso quello e mi sto trovando molto bene. Come solare corpo per me e per i bambini ho preso sempre quello della Relasteel, sempre della linea Sun System, sempre con protezione 50+, che appunto utilizzo in comune con i bambini, siamo tutti quanti molto chiari e soffriamo il sole e anche con questo mi trovo benissimo. Poi ho preso questa scorta di Eau Thermale de Laven Ariccione, che era in offerta in pratica nella confezione da 300 ml, che è questa bottigliona qui, con in omaggio questa da borsetta da 50 ml. Ho deciso di prenderla innanzitutto perché è molto conveniente e non ne avevo più. E poi comunque l'acqua termale non ha una scadenza, non si deteriora, l'ho chiesto espressamente alla farmacista che me l'ha venduta e quindi insomma andrò avanti per chissà quanto. Sempre a Riccione ho preso questi due rossetti MAC della collezione estiva Fruity Juicy Collection. C'era più poco perché comunque la collezione era uscita già ai primi di maggio. Avrei voluto comprare anche il bronzer, quello con tutti i colori, però purtroppo era esaurito. La palette rosa era esaurita e quindi mi sono accontentata appunto dei due rossetti. In totale ce ne sono 4, ma gli altri due sono un nude e un arancio che a me non piacciono. Per cui ho preso quello che sto indossando, che è Love at First Bite, ed è questo bellissimo rosa, quasi fucsia, dal finish amplified e con una base calda che comunque è ideale per l'estate, anche se a me sinceramente non me ne importa nulla delle stagioni, degli abbinamenti, eccetera eccetera. E poi l'altro, Sissi Me, vabbè, quando inquadra ormai il video sarà finito, quando mette a fuoco, che è questo bellissimo colore simile a Rebel che fra poco vi faccio vedere indossato. E questo, ragazze, è Sissi Me. Personalmente lo preferisco non solo come colore ma proprio come comfort, perché essendo satin è un pochino più asciutto rispetto a Love at First Bite, che è un amplified cream, e quindi a volte carica un po' troppo le labbra. Questo per me è l'ideale. Sempre in questo periodo ho preso questi due prodotti della Kat Von D, che insomma ormai lo saprete già perché ho fatto un video, vi lascio il link di quel video, spacchettamento, tutorial e review giù nell'info box, ma ve li faccio rivedere un attimo perché volevo fare un word hype, nel senso se vale la pena prendere questi prodotti, che comunque sono prodotti molto costosi e arrivati da poco qui da noi. Allora, per quanto riguarda la palette che costa 45 euro, la risposta è assolutamente sì.
la sto usando tantissimo, è una palette molto valida come qualità e come performance e secondo me è l'ideale, vabbè, innanzitutto per chi ama i trucchi nude, ma anche per chi magari fa trucchi più colorati, ma vuole una palette di base tipo le Naked Basics e magari non ce l'ha, può approfittare dell'uscita di questa novità e prendere questa che è davvero molto completa e molto valida. Per il tattoo liner invece, che io ho preso nella colorazione Trooper nera, la risposta è no. Spendere 19 euro per questo eyeliner secondo me non conviene perché dura poco. Vi lascio due foto, la prima dove lo vedete appena applicato, la seconda alla sera, e vedrete ragazze che praticamente fino a quasi a metà della palpebra mobile la riga è consumata. Io non faccio nessun ritocco durante la giornata, però da un eyeliner di questo livello non lo accetto, perché è quello che mi dura meno di tutti, meno anche di prodotti da supermercato di marche molto inferiori di prezzo. Nello stesso video haul, spacchettamento, review, tutorial di cui accennavo prima e che vi lascio giù nell'info box, vi parlavo anche di Betty Boop Red, il rossetto di MAC in edizione limitata dedicato a Betty Boop. Questo ne vale la pena assolutamente, se amate i rossi, non lo so se si trovi ancora in vendita, comunque sia si trova solo online sul sito maccosmetics.it, ripeto, se siete amanti dei rossi come me, questo ne vale la pena, l'ho usato tantissimo da quando l'ho comprato, continuo ad usarlo e quindi questo ve lo consiglio. Per oggi è tutto ragazze, io vi ringrazio, vi mando un bacione e se volete ci vediamo al prossimo video, ciao!